In questo esercizio c'è un disco di metallo vincolato nel centro, cioè fulcrato nel centro. Questo O è il fulcro. Il disco è appoggiato sul piano attraverso questo sostegno e può ruotare in senso orario o antiorario, ma non può traslare perché il centro è bloccato. La prima domanda del problema è se il disco è o non è in equilibrio sottoposto all'azione di queste quattro forze, che sono la forza peso del disco stesso, 5 N applicati nel baricentro, la forza A di 6 N applicata nel punto A a metà di questo raggio orizzontale, cioè a 5 cm di distanza dal centro dal momento che il raggio del disco è 10 cm. Poi c'è la forza B applicata anche lei a 5 cm di distanza, quindi a metà di questo raggio obliquo, raggio inclinato a 60 gradi rispetto alla verticale. La forza B vale 4 N. Poi c'è la forza C applicata sul bordo, una forza da 3 N inclinata rispetto all'orizzontale di un angolo gamma a 60 gradi. Per dire se il disco è in equilibrio o no, non bisogna guardare le forze, ma i loro momenti torcenti. Infatti sono i momenti torcenti che determinano la rotazione del disco. Siccome le forze sono 4, ci saranno 4 momenti torcenti. In realtà le forze saranno 5 perché c'è anche la forza vincolare applicata nel fulcro e quindi avremo 5 momenti torcenti. Qua di momenti torcenti ne sono disegnati soltanto 3, cioè il momento torcente della forza A, della forza B e della forza C. Il motivo è che gli altri due momenti torcenti non ci sono, cioè sono nulli, in quanto la forza di gravità e la forza vincolare, che ancora non abbiamo disegnato, sono comunque applicate tutte e due nel fulcro, quindi non hanno braccio. E perciò, avendo braccio uguale a zero, anche i loro momenti torcenti sono nulli. Calcoliamo quindi i tre momenti torcenti delle tre forze A, B e C. Dobbiamo moltiplicare forza per braccio, nel caso A, B e C. Attenzione che i bracci in generale non sono la distanza tra il fulcro e i punti di applicazione, cioè non è detto che i bracci siano le lunghezze di questi segmenti o A, o B e o C. Infatti i bracci invece sono le distanze tra il fulcro e le rette di azione delle forze. Spieghiamo meglio e cominciamo dal momento torcente della forza A. Dobbiamo guardare la retta d'azione della forza A, che è questa retta verticale, e tracciare la distanza tra il fulcro e questa retta verticale. Il braccio è quel segmento che dal fulcro cade perpendicolarmente sulla retta d'azione della forza. In questo caso il braccio della forza A è questo segmento che vale 5 cm. Quindi calcoliamo il momento torcente della forza A facendo forza per braccio, 6 N la forza per 5 cm il braccio, 30 N per centimetro. Passiamo adesso al braccio della forza B, che non è 5 cm, cioè non è la lunghezza del segmento OB. Infatti dobbiamo prolungare la retta d'azione di questa forza verticale e poi tracciare il segmento che dal fulcro raggiunge perpendicolarmente questa retta, e quindi il braccio della forza B non è questo qui da 5 cm, cioè non è OB ma è OH. Si è venuto a formare un triangolo rettangolo di cui noi conosciamo l'ipotenusa 5 cm e conosciamo questo angolo da 30 gradi in quanto è il complementare dell'angolo beta che era di 60 gradi, quindi beta è 60 gradi e questo è il suo complementare. Quindi di questo triangolo rettangolo conosciamo l'ipotenusa e questo angolo e ci serve il cateto adiacente all'angolo, questo, che è il braccio della forza B. Allora, per calcolare il cateto adiacente bisogna prendere l'ipotenusa e moltiplicarla per il coseno dell'angolo 30 gradi. Vediamo infatti il calcolo: il braccio della forza B è l'ipotenusa 5 cm per il coseno dell'angolo da 30 gradi. Questo braccio lo moltiplichiamo per la forza B che è di 4 N e otteniamo in questo modo 17,3 N per centimetro. Infine dobbiamo calcolare il braccio della forza C. Anche in questo caso il braccio BC non è la distanza tra O e C, cioè tra il fulcro e il punto d'applicazione della forza, ma il braccio è quel segmento che
partendo dal fulcro, cade perpendicolarmente alla retta d'azione della forza. Quindi prolunghiamo la forza, questa è la sua retta d'azione e questo è il braccio che cade perpendicolarmente a questa retta nel punto K. Si è formato un triangolo rettangolo, qui c'è l'angolo retto, di fronte all'angolo retto c'è l'ipotenusa che è di 10 cm perché è il raggio del disco e poi conosciamo questo angolo di 30 gradi, infatti prima partiamo dall'angolo gamma che è 60 gradi rispetto alla direzione orizzontale, il suo complementare, questo angolo qui è 30 gradi e questo è l'opposto al vertice, è 30 gradi. Quindi, conoscendo l'ipotenusa e questo angolo, dobbiamo calcolare questo cateto, che è il cateto opposto all'angolo da 30 gradi. Quindi si calcola prendendo l'ipotenusa e moltiplicandola per il seno di 30 gradi, perché è il cateto opposto. Ecco qua il calcolo del braccio della forza C. L'ipotenusa, 10 cm, per il seno di 30 gradi. Poi questo braccio, BC, lo moltiplichiamo per la forza, 3 N, e in questo modo otteniamo il momento torcente della forza C, e sono 15 N per centimetro. Ora che abbiamo calcolato i moduli, cioè i valori numerici dei tre momenti torcenti, andiamo a vedere come sono messi i vettori, perché sappiamo che i momenti torcenti non sono grandezze scalari, ma sono vettori, grandezze vettoriali, quindi sono delle frecce e dobbiamo capire in questo esercizio se entrano o escono dal foglio. Bisogna vedere ciascuna forza se vuole far ruotare il disco in senso orario o antiorario. Cominciamo dalla forza A. La forza A vorrebbe far girare il disco in senso orario. Ricordiamo che il disco è vincolato in O, quindi questa forza che tira giù a sinistra vuole far girare in senso orario. Per la regola convenzionale della mano destra, una rotazione antioraria corrisponde a un momento torcente che è un vettore che esce verso di noi, quindi vediamo la punta di questo vettore, la disegniamo con il cerchietto e il puntino, quindi questo momento torcente esce dal foglio. Vediamo adesso il momento torcente della forza B. La forza B è applicata verso il basso a destra del fulcro e cerca di far ruotare il disco in senso orario. Quindi per la regola convenzionale della mano destra, la rotazione oraria è rappresentata da un vettore momento torcente MB che entra nel foglio. Un vettore che vediamo da dietro e quindi lo vediamo con la X, con la croce. Anche la forza C vorrebbe far ruotare il disco in senso orario e quindi il suo momento torcente entra nel foglio. Quindi in conclusione abbiamo momento torcente di A che esce, gli altri due momenti torcenti che entrano. Sono rappresentati anche qua e volendo per convenzione si potrebbe dare il segno positivo ai momenti torcenti che escono, che producono rotazioni antiorarie del disco. Invece il segno meno si potrebbe dare per convenzione ai momenti torcenti che entrano nel foglio, corrispondenti a momenti torcenti, cioè corrispondenti a rotazioni orarie del disco. Questi due momenti torcenti si sommano perché sono due vettori entrambi nella stessa direzione verso, cioè entrano entrambi nel foglio, si sommano i loro moduli e quindi abbiamo come se fosse un unico momento torcente da meno 32,3 N per centimetro che vuole far ruotare il disco in senso orario. Invece il momento torcente di A voleva far ruotare il disco in senso antiorario, ma è più debole, 30 contro 32,3 N per centimetro. Quindi vincono i momenti torcenti entranti nel foglio e imprimono al disco la rotazione oraria. Quindi abbiamo risposto alla prima domanda. Il disco è in equilibrio? No. Da che parte ruota? In senso orario, perché i due momenti torcenti che vorrebbero far ruotare il disco in senso orario vincono sul momento torcente che vorrebbe far ruotare il disco in senso anti-orario. Quindi si passa alla seconda domanda, modifica l'intensità della forza A per ottenere l'equilibrio. Siccome la forza A, diciamo tra virgolette, perdeva, perché il suo momento torcente era minore degli altri due, evidentemente la forza A era troppo debole, dovrà essere aumentata, in modo tale che il suo momento torcente non sia più soltanto di 30 N per centimetri, ma deve salire a 32,3, così da compensare perfettamente gli altri due momenti torcenti. Quindi il nuovo momento torcente, qui dovrei scrivere MA',
deve valere 32,3 N per centimetro da chi è dato il nuovo momento torcente. Dalla nuova forza, che dovrà essere più intensa della vecchia, FA', per il braccio, che era di 5 cm. Allora dobbiamo trovare quanto deve essere la nuova forza FA' con la formula inversa, 32,3 N per cm, diviso il braccio da 5 cm che va qua sotto. E scopriamo che deve essere la nuova forza A, 6,5 N. Prima era 6 N, adesso deve essere 6,5 N, quindi giustamente deve essere più intensa. Infine c'è l'ultima domanda, che è disegna e calcola la forza vincolare. Ricordiamo che la forza vincolare all'equilibrio ha lo scopo di annullare tutte le altre forze, cioè di rendere uguale a zero la forza totale. Ricordiamo anche che il momento torcente totale è già uguale a zero, perché avendo adesso aumentato la forza A a 6,5 N, il suo momento torcente MA è diventato uguale e opposto alla somma degli altri due momenti torcenti. Quindi il momento torcente totale adesso è 0. Ricordiamo anche che ci sono altri due momenti torcenti che in realtà sono nulli. Il momento torcente della forza peso e il momento torcente della forza vincolare, che sono applicati entrambi nel fulcro e quindi non hanno braccio, e quindi il loro valore, momento torcente, è 0. Torniamo quindi alla forza vincolare. Abbiamo detto che deve annullare tutte le forze. Le forze finora sono 4, FA, FG, FB, FC,